Bella a tutti quanti ragazzoli e bentrovati in questo nuovo evento che non è un evento. Ma prima di cominciare come al solito ragazzoli, un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale, ovviamente commentate, passate la link in descrizione e tutte le varie cosucce varie. Detto questo ragazzoli, oggi facciamo una piccola panoramica sulle cose che sono uscite di oggi, ok? Una breve panoramica. E poi domani andiamo a guardare i migliori giocatori che sono usciti, ok ragazzoli? Cominciamo. Allora, la prima cosa da notare è che hanno messo questo UCL Jumpstart Package. E porca puttana, ma quanto costa? Ma cosa vuol dire? Cioè adesso non è per qualcosa. Però, per arrivare all'offerta finale, che è quella più spisellante in generale, dovremmo spendere appunto 30-40 euro. Arrotondando per difetto, ok? E questa cosa non è bella. Poi pacchetti dell'UCL, cose dell'UCL, viva l'UCL, la Champions! Poi andiamo a cercare l'evento e di base non ce n'è traccia. Lo sapevo già, raga, che non è che era un evento spettacolare, che non usciva niente, che era soltanto nel negozio, ok? Perché effettivamente gli eventi ormai li fanno uscire qua. Cioè fai già capire da qua che se c'è un evento o qualcosa di questo genere. Infatti, come potete notare, il 25, anche qui, di dicembre, ci sarà, c'è una cosa, una cartelletta di Natale, perché partirà l'evento di Natale, ovviamente, ok? Il problema è che appunto questi eventi non eventi rompono veramente al cazzo, non servono a niente, sono praticamente inutili, tutto nel negozio, con FIFA Point, con gemme, robe, i giocatori non sono neanche male, cioè, nel senso, ragazzoli, c'è questo Baldé che è molto, cioè, fisicamente fa cagà, però difensivamente di velocità è assurdo, ok, più che altro di velocità. Barella che non è male, Walker che è molto molto potente, ok. Poi c'è anche il Konaté, Gabriel Martinelli, Rodrigo, cioè, sono di giocatori che non sono male, tipo lui, Seruguasi, cioè, ah, già 111 di tiro, comunque tanto, raga, davvero forte forte forte. Ce ne sono parecchi potenti, come anche il Turam, non è per niente male, Magnan. Ce ne sono, no? Diciamo, Fagioli non mi piace, fa abbastanza cagare. Però, vabbè, in generale non sono per niente male, però non c'è un evento addetto, non c'è niente di che, tutte queste cose. Quindi di base non è un evento che uno dice che figata, no. È un evento nel negozio, semplicemente al momento per la fase a gironi, a quella che è, no? Poi ovviamente l'evento Champions sarà formato da un vero e proprio evento, giustamente come è stato fatto per la Coppa Libertadores e tutto il resto, ovviamente verrà fatto anche per la Champions. Al momento c'è soltanto questo, giustamente. Come già detto ieri, la prossima settimana uscirà l'evento Pallone d'Oro, che sarà fondamentalmente uno degli eventi più importanti fino ad adesso, cioè in questo momento, perché di base aumenterà la gen, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso poi possiamo notare anche che sono usciti i nuovi giocatori del dolcetto e scherzetto, dove troviamo delle belle carte, perché comunque raga sono delle belle carte, cioè a partire da che comunque non è male, non è niente di eccezionale, però non è male, il carissimo Man, però tra di più debole, ha dei difetti, c'è Ta, c'è Solskjaer, che comunque è un attaccante abbastanza mediocre, ma buono, oserei dire, c'è vabbè Carrasco, ce ne sono di bei giocatori, Lookman. Tipo, è una delle prime volte che vedo delle carte di Lookman. Mi fa piacere, detto sinceramente. Un classe glielo potevano mettere, o comunque fantasista, qualcosa di quel genere. Però, niente. Mamash Davili, raga, attenzione, perché è vero, c'è il carissimo Georgi Mamash Davili, portiere comunque di 1,99 di altezza per buone statistiche. È sempre abbastanza forte questo Mamash Davili, devo dirvi, soprattutto nell'H2H, e infatti quando l'ho visto ho detto potrebbe essere interessante, infatti lo andrò a provare e se mi piace più di Van der Sar lo vado a sostituire Van der Sar per lui, che non sarebbe male, non sarebbe per niente male, raga, devo essere onesto, se para come il Mamash Davili dell'europeo non è per niente male, raga, assolutamente. Passiamo a vedere gli altri in generale. Allora, c'è il carissimo Kanté, buono difensivamente, di corsa, tutto il resto, ma tiro e robe fa un po' cagare, detto sinceramente. Cap de Villa, terzino sinistro, ovviamente più scarso di Theo Hernandez e di Roberto Carlos, ma comunque
un validissimo terzino, buona difesa, buona velocità, non è per niente male. Ok, poi ci abbiamo, di Walk Up the Bill, ho cliccato. Abbiamo il carissimo Claudione Marchisio, dove è un CDC di base. Però, ah no, l'hanno fatto CC. Ah, ok, no, pensavo CDC. Ok, CC. CC non è male, eh. CC non è male. Pensavo CDC. E invece CC, vediamo un po' che ruoli può prendere. CDC, giustamente. Facciamo quello. Continuo da lontano, passaggio da lungo e classe. Da CC, carissimo Claudione, Marchisione, er principino, del Stugazza, in generale. Un bel regista su di lui non sarebbe male, ma anche in cursore, cioè di base, perché CDC. No, anche CDC è praticamente difesa. Però boh, più centrocampista centrale, regista o difensivo. Si può anche fare offensivo, per carità, perché c'ha tiro da lontano, tutte queste cose. Però lo vedo meglio da regista. Vabbè, comunque poi ne parleremo meglio domani nel prossimo video. Koundé, terzino destro, che ovviamente non è a livelli di Eddie Maicon né di Thuram, però comunque buono. Abbiamo Nico Williams, che è sicuramente un'ottima carta. Che l'hanno fatto alla sinistra, alla destra, alla sinistra. Okay, con 119 di ritmo. 111 di dribbling, 96, 95. Un po' poco tiro. Ovviamente per i livelli di adesso, però. Porca miseria, 120 di ritmo. 120? È tantissimo. Sto coso arriva a dei livelli mostruosi. Minchia, tanta roba questo, eh. Tanta roba, raga. Tanta, tanta roba. Però di sicuro il migliore è Saheed Holloway-Run. Allora. È forte questa, eh! Cazzo, questa è forte! Oh! 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 Ma questa. Oh! È buggato sto coso! 119, 102, 98, 109, 80. Porca miseria! Poi questo con destrezza arriva a un livello assurdo! Anche perché c'ha interpreta di spazi, non corridore. Vabbè, però va bene lo stesso, interpreta di spazi perché dà un po' di finalizzazione, cose, nell'attività, agilità. Pericoloso, pericoloso, con tiro da lontano, ultra pericoloso. Alla destra, poi c'è 5-4 di piede debole, sì, ma sul piede non del rientro e tiro, ma del cross. Minchia se è forte, porco due, porco due. Mi stavo già esaltando per Nico Williams, ma il carissimo Holloway-Run, cioè, in questo momento, è il più forte alla destra che c'è, cioè. Non, cioè, se vede Dembélé e Bale, li guarda, li fa. E li distrugge, perché sicuramente è così. Telefono di merda, ma perché sempre quando registro telefonate, corrieri? Ma perché? Minchia, oggi raga è una cosa incredibile. Prima registro e ho dovuto staccare la registrazione perché la gente fuori ha deciso di spaccare i pavimenti. Poi detto, riprendo, no? E qui di sotto, perché appunto c'ho. Ah, gli stronzi sotto. Hanno deciso di bucare i pavimenti, non lo so. Stanno usando i trapani, le cose. E adesso, come ciliegia sulla torta, anche il telefono che squilla. Ah, sinceramente, ho toccato. Allora, continuiamo con il video. È veramente forte. Porca pucchiacchia, è veramente forte. Le carte comunque della Champions sono leggermente inferiori a queste qua del dolcetto e scherzetto, diciamolo sinceramente. Però mi aspetto poi che le carte del pallone d'oro siano assolutamente eccezionali. Quindi, meh, meh, meh. C'è da dire, c'è da dire. Non male, non male queste cosucce. Ovviamente, ragazzoli, vi avevo promesso che portavo anche i football, Total, FC. Raga, mi sto organizzando perché seguire tutti i giochi viene veramente complicato. C'è più che altro avere un account competitivo. Non è fattibile, diciamo. Non ho tutte queste ore a disposizione per giocare, però. A livello amatoriale i football e total football li portiamo e a brevissimo, veramente raga, mi manca giusto una cosuccia che deve arrivare. Cominciamo a farci qualche partitozza nell'ultimate team della console di FC e vedremo insieme come bestemmi ad hoc tutto il tempo, che è bello, perché io lì impazzisco, raga, io lì veramente vado fuori di testa. Sul telefono riesco a controllarmi, a giocare bene, tranquillo, perché. Conosco il gioco, so tutte le meccaniche e nell'altro non mi sale un nervoso. E quelli sono proprio dettagli. Però, io sono sempre il primo che millanta la calma nei giochi, Però in alcuni, proprio non ce la faccio. Comunque, detto questo, ragazzuoli, spero che il video in generale vi sia interessato, sia stato potenzialmente utile. Diciamo, lo facciamo abbastanza corto, perché domani andiamo poi ad analizzare come migliorare i più forti giocatori. Adesso li vado un po' a scrutare, a vedere se riesco a provare qualcuno. Vediamo quali sono i più forti e come migliorarli in generale, sia della Champions che del dolcetto e scherzetto.
E poi andremo in generale a fare altre determinate cose con altri giochini, altre cosucce. Nel frattempo mi sto già preparando le varie cose per fare una catafrocchia di gemme. E detto questo, ragazzuoli, è stato un piacere. Vi si vuole tanto bene. Grazie, grazie. Iscrivetevi al canale se avete voglia, che fa sempre piacere. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, ovviamente. E settimana prossima preparatevi perché ci saranno tante, tante novità. Quindi mi raccomando, aggiornatevi. Rimanete aggiornati col campanellino, tutte queste cose qua. Detto questo, ciao ciao. Da Docti, grazie di cuore per essere passati a farmi un saluto. Ciao ciao. Ciao!